Eccoci qua dunque con questa nuova edizione di Contatto. Anche oggi avremo un ospite per parlare di un argomento che riguarda una forma di inquinamento, io oserei definire, in quanto ci sono già state delle sentenze, delle vertenze che hanno spesso e volentieri portato a vincere i ricorrenti, cioè i cittadini che si sono opposti a un rumore che hanno ritenuto molesto non per questioni di, come dire, di pregiudizio, ma spesso anche per questioni proprio di quiete pubblica. E sto parlando delle campane, le campane dei campanili della chiesa. Sapete che l'Italia è il paese delle migliaia di campanili. I giornali sempre più spesso citano casi di esposti, denunce che alcuni cittadini fanno nei confronti delle chiese di quartiere piuttosto che di parrocchie o di cattedrali ritenute troppo rumorose con le loro campane, ebbene spesso questi ricorsi vanno a buon fine perché poi i giudici danno ragione ai cittadini e impongono ai preti di spegnerle o quantomeno di ridurre di molto l'attività, chiamiamola musicale, anche se magari non a tutti va bene. L'ultimo in ordine di tempo che mi viene in mente e che ha avuto un buon risalto sui giornali è stato il caso di Mestre, dove appunto due chiese cittadine sono state multate dall'ARPAV, che poi ci faremo spiegare meglio cos'è. L'ARPAV, insomma, che ha rilevato un numero di decibel superiore al consentito o comunque al lecito, e tutto questo ha dato ragione ai ricorrenti, ricorrenti che hanno vinto la causa ottenendo in parte il silenzio delle campane fuori dagli orari della messa o degli orari liturgici, e dall'altro i preti sono stati multati con poco più di 1000 euro per disturbo alla quiete pubblica. Sembrerebbe strano, però voi pensate che ci sono molti paesi in Italia dove le campane spesso hanno ritocchi con frequenza di un quarto d'ora. Lo so per certo perché io ho una mamma che vive in un paesino della provincia di Imperia. Quando ci sono andato, mi è capitato, insomma, di sentire queste campane in lontananza ogni quarto d'ora anche la notte. Mi sono sempre chiesto, chissà perché qua nessuno magari ha nulla da dire, visto che peraltro il paesino è in una valle e dunque queste campane risuonano in tutta la valle e chi più chi meno le sente. Comunque, insomma, tutto questo è un argomento forse anche un pochino sconosciuto. Ai più ne vorrei parlare proprio con l'ospite di questa edizione di Contatto, che è Adele Orioli. Buonasera. Buonasera. Ecco, magari ci vedono anche di mattina perché noi stiamo registrando di sera, comunque possiamo darci un salve. Adele Orioli è responsabile intanto delle iniziative giuridiche dell'UAR, che è l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. Dico bene? Sì, è esattamente un'associazione di promozione sociale che esiste dal 1986 e che sostanzialmente si batte per tre scopi: da una parte la difesa della laicità dello Stato, dall'altra quella della difesa ovviamente dei diritti dei cittadini non credenti e ovviamente anche quella della promozione delle idee e delle visioni e delle cosmogonie del mondo non necessariamente legate a un credo religioso. Ecco, lei che non è religiosa non ha visioni particolari, giusto? Dipende No, da le sotto che faccio profilo questa. me lo chiede, No, indubbiamente anch'io ho una visione particolare del no, le faccio mondo. questa domanda perché vedo che guarda a destra del teleschermo. Se giri un po' a sinistra, riesce? Ecco, qua la vediamo. Purtroppo sono dissociata tra camera e Beh, schermo. allora rimanga così, va bene. No, io intanto le chiedo, lei si occupa per l'UAR di questo problema, quindi quanti sono i cittadini che si rivolgono all'UAR per il presunto inquinamento acustico derivante dalle campane? Allora, tantissimi, noi abbiamo uno sportello che è SOS Laicità, Laicità senza accento, quindi SOS Laicità, @uaar.it, che è il nostro sportello ovviamente gratuito di assistenza legale, e sono moltissimi, direi quotidiane, le mail che arrivano e che segnalano un fastidio, un pesante, perché io vorrei sottolineare, non si tratta solo di
inquinamento acustico, disturbo alla quiete pubblica. In realtà, quando noi parliamo di un disturbo sonoro come può essere quello delle campane, ma può essere anche quello della discoteca, perché dal punto di vista giurisprudenziale, dal punto di vista legale, il rintocco delle ore è assolutamente parificabile al rumore che fa il pub o gli avventori del pub sotto casa che ci danno tanto fastidio. Ecco, quando parliamo di questo argomento, noi non parliamo appunto solo di disturbo alla quiete pubblica, noi parliamo della tutela di un diritto umano fondamentale, che è quello della salubrità dell'ambiente. Perché se parliamo di immissioni sonore, chiaramente parliamo di immissioni sonore che possono anche ledere la nostra salute psicofisica. Ecco, In lei mi questo conf... senso, Sì. ovviamente, come ognuno degli altri degli agnostici razionalisti, non possiamo intervenire direttamente perché appunto si parla di salubrità dell'ambiente. Indubbiamente, però, cerchiamo di dare una mano a tutti quei cittadini che vengono ostacolati nella protezione di un loro, ripeto, diritto umano fondamentale per ragioni, possiamo dire così, confessionali o di buon pensare e per certi versi anche per ragioni anacronistiche. In fondo, 100 anni fa, il campanile che suonava le ore, che indicava a tutti i cittadini e a tutte le persone, gli abitanti, che ore fossero, poteva avere un qual senso. Nel 2012 non solo nessuno di noi è senza orologio, ma insomma nessuno di noi è senza modo per avere un'ora e quindi già questo rende la misura di quanto sia inefficace il richiamo alle cosiddette tradizioni, soprattutto, ripeto, per quanto riguarda i rintocchi delle ore. Ecco, intanto esistono delle regole, la legge in materia di rintocchi è precisa oppure no? Perché dopo questa sentenza che ha riguardato le due chiese di Mestre, c'è un'altra chiesa cittadina di Mestre dove c'è un certo Don Gianni, che è parroco di questa chiesa di Viale San Marco, che dopo questa sentenza ha deciso di mettere il silenziatore alle sue campane. Dunque ha ridotto il numero dei rintocchi e soprattutto ha raccomandato al sacrestano di ridurre il volume. Che lei sappia, ci sono delle leggi precise in materia? Le leggi precise ci sono, dipende anche, come sempre, quando si parla di diritto, da come vengono interpretate. Innanzitutto c'è una legge quadro che è tra l'altro abbastanza risalente, nel senso che è del 95, la 447 del 95, che è quella che disciplina in maniera generica le emissioni rumorose, appunto, e quindi le fonti sonore che possono creare disturbo. E al di là di quello c'è una nutritissima ormai giurisprudenza sul punto. Si cita spesso da, diciamo così, parte avversa, mi sia consentito dire, una sentenza della Corte di Cassazione del 98, la 2316, che si dice distinguerebbe il tipo di rumore prodotto dalle campane. E quindi si parla di un rumore, appunto quello dei rintocchi delle ore, che rientrerebbe per la stessa Cassazione pienamente nella disciplina del codice penale, perché è comunque un reato penale disturbare, inquinare dal punto di vista acustico la vita altrui, quindi ledere i diritti altrui. D'altro canto c'è anche da aggiungere che la stessa sentenza distingue invece quelli che sono i cosiddetti rintocchi liturgici, quindi quelli che sono le particolari tradizioni della fattispecie della religione cattolica, e che in tal senso ricadrebbero anche sotto una tutela concordataria, quindi l'articolo 7 della nostra Costituzione, i Patti Lateranensi, il nuovo concordato. Eppure la stessa sentenza che appunto viene tanto citata, questa del 1998, in realtà è abbastanza chiara, anche per quanto riguarda le emissioni, per così dire, liturgiche. Che siano protette o meno dal concordato, che ricadano sotto particolari festività della tradizione cattolica, rimane il fatto che la, come dire, tollerabilità deve essere sopportabile. Quindi comunque le emissioni acustiche, che siano liturgiche o che siano uno scampanio, la stessa Cassazione ci dice che devono essere nei limiti della normale tollerabilità. Dunque il Ecco, qual è confine, la normale esatto, il tollerabilità? confine tra tollerabilità Questo è e il margine. intollerabilità. Questo è esattamente il margine di discrezione che fa sì che alcuni parroci vengano anche severamente multati, anche spesso, dal giudice di pace e anche per cifre consistenti, 8 milioni delle vecchie lire, ma anche 8 mila euro, quindi insomma anche per effettivamente cifre consistenti, e che invece in altri casi,
soprattutto in altri casi in cui, diciamo così, le consuetudini, ma ci sarebbe da discutere sul termine, lo uso in senso un po' ironico, mi si permetta anche qui, però ecco, in altri casi in cui invece lo scampanio selvaggio possa continuare imperterrito a procurare danni, anche se, ripeto, alla salute psicofisica dei cittadini, perché di questo si parla. Certo, in soldoni, se un cittadino si ritenesse leso e avesse fastidio per le campane vicino a casa, cosa dovrebbe fare e quanto gli costa? Allora, in soldoni la prima cosa che dovrebbe fare è individuare qual è l'ente preposto alla tutela delle situazioni in cui si parla di emissioni acustiche nel proprio comune. Normalmente è l'ASLO, oppure più spesso è l'ARPA, lei ha citato prima l'ARPAV, la V sta per Venezia, l'ARPA è normalmente l'Agenzia regionale per la prevenzione della protezione ambientale. Ok. Ripetiamo, stiamo parlando di un diritto della tutela ambientale, non stiamo strettamente parlando di un diritto che concerne la laicità dello Stato in quanto tale o i diritti dei credenti o dei non credenti, stiamo parlando di un diritto che coinvolge veramente tutti perché è un diritto, ripeto, alla salubrità dell'ambiente. Sì. Quindi, innanzitutto controllare qual è l'ente preposto nel proprio comune. Se non si conosce l'ente preposto, noi ad esempio abbiamo elaborato un modulo Comunione degli Atei degli Agnostici Razionalisti in cui è possibile chiedere direttamente al comune di intervenire. A questo punto l'ente preposto deve, è obbligato a intervenire, a misurare le emissioni acustiche. I decibel, in pratica sono i decibel, giusto? Esattamente, è proprio il tipo di inquinamento, non solo i decibel, si parla anche poi in questo caso spesso anche di frequenza, perché non è tanto e solo l'intensità, ma anche ogni quanto la mia vita viene invasa da un'emissione sonora. Se si tratta di ogni 3 minuti, chiaramente è un, anche se i decibel sarebbero, come dire, barely legal, quindi borderline per quanto riguarda la misurazione, è chiaro che il fastidio e il disturbo arrecato può essere proporzionale anche alla frequenza delle emissioni stesse. Detto questo, quanto costa? Questo procedimento assolutamente nulla, quindi già richiedere l'intervento del comune, eventualmente anche l'ufficio relazioni con il pubblico del proprio comune, quindi attraverso una richiesta all'URP, è assolutamente gratuito e fruibile da parte di ogni cittadino che si senta disturbato o lesionato nel proprio diritto, appunto, dalle campane. Dopodiché effettivamente le notizie di cui spesso leggiamo sul giornale seguono a procedimenti davanti al giudice di pace. I procedimenti davanti al giudice di pace quanto costano? Poco. Nel caso delle campane c'è purtroppo un grosso handicap che è quello delle perizie tecniche. Chiaramente quando ci si presenta sostenendo che un'emissione sonora è fastidiosa per la nostra vita, serve una perizia tecnica di parte. Ecco, questo è il costo, diciamo, più oneroso quando si arriva davanti al giudice di pace che il cittadino deve sostenere. Normalmente sono cifre che partono dai 300 euro. Il procedimento stesso è comunque a spese molto basse. Dunque, 300 euro, insomma, alla fine per una famiglia normale con un reddito e considerata la crisi non è poi così poco. Ecco, comunque siamo No, già. assolutamente tanto, ma ripetiamo, in teoria il comune è obbligato a intervenire. Poi il fatto Certo, a che spese sue, comunque senza far pagare il cittadino. assolutamente. La Certo. procedura che richiede l'intervento dell'ARPA, come è stato anche nel caso di Mestre da lei citato, è assolutamente gratuita per il cittadino. Ok. Dove sorge il problema? Sorge dove il comune non intervenga, Sì. e purtroppo ci sono i casi di comuni che non intervengono, hanno torto, sì, ma va dichiarato che hanno torto. E Sì. quindi non intervengono, oppure nel caso in cui l'ente preposto dichiari le emissioni sonore poi così non disturbative della nostra vita. Quindi è ovvio che in questo caso va instaurato un contenzioso che purtroppo ha i suoi costi, rispetto ad altri, devo dire, anche limitati e sicuramente grandi, come spesso accade purtroppo nelle vicende di giustizia italiana, Certo, limitati rispetto ad altri. Noi immagino. comunque siamo sempre disponibili, ovviamente Esatto. gratuitamente. Qua volevo arrivare. Voi come WAR date un sostegno a chi ha bisogno di questo tipo di informazioni, anche via mail, via internet? Assolutamente, via mail, la nostra mail SOS laicita senza accento @war.it, tutte le nostre consulenze legali sono assolutamente fornite gratuitamente e da volontari, mi preme sottolinearlo, siamo tutti volontari. E, per quanto riguarda poi invece le cosiddette azioni legali, cerchiamo di fare il possibile, nel senso che non possiamo intervenire direttamente perché, ripeto, non è una questione di laicità, ma è una questione di tutela ambientale.
E dovrebbe far pensare che ci debba pensare un'associazione dedita alla difesa della laicità, a Di tutelarla. volontari tra l'altro. Esattamente, e volontari, però chiaramente cerchiamo di fare il possibile. Un altro recente caso che è finito sulla cronaca, Carate Brianza, che ha visto la condanna del parroco, il parroco si è rifiutato di rispettare l'ordinanza del sindaco, ha già promesso ricorso al TAR. Ecco, sicuramente cercheremo di assistere, se vorrà, chiaramente il cittadino, nella maniera possibile, Per tutelare il suo anche diritto a poter economicamente, dormire. tenendo presente che noi comunque viviamo ovviamente grazie alle sovvenzioni dei soci e al 5 per 1000, ma non sicuramente non riceviamo nessuna sovvenzione statale per la nostra opera. Immaginavo, nello Stato del Vaticano cosa pretendete? No, comunque, no, perché poi. Pretenderemo un paese civile e Infatti. democratico, come dicono le nostre stesse tesi, probabilmente in un paese civile e democratico non dovremmo neanche esistere. Infatti, questo problema non è vero. No, peraltro ci aggiungo anche che c'è stata una proposta di tre consiglieri del Veneto che volevano addirittura, hanno proposto una legge regionale per togliere ogni limite di decibel ai preti veneti, quindi di consentire a tutti di poter scampanare quando volevano. E questo erano due del PDL e un leghista, di cui mi Sì, sconvolgo. assolutamente, ma ho letto anche la notizia pubblicata anche sull'ultimissima del nostro sito. Si sono accorti appunto di questa dicotomia che ha creato la sentenza della Cassazione di cui abbiamo parlato prima, Esatto. esattamente quindi della differenza tra il rintocco delle ore e lo scampanio liturgico, e si chiedono appunto che secondo l'articolo 7, secondo il concordato, sia assolutamente estesa la libertà di culto, dato che il nostro concordato prevede la libertà di culto della Chiesa Cattolica, e quindi si è estesa in ogni modo. Abbiamo già parlato dell'anacronismo del segnare le ore, soprattutto ogni quarto d'ora e magari anche nelle ore notturne. Potremmo anche qua controbattere molto semplicemente che la libertà di culto è assolutamente pienamente esplicabile finché non lede diritti umani fondamentali, e Certo. quello della, ripeto, della salubrità dell'ambiente rimane un diritto umano fondamentale che poco a che fa con la religione, ma proprio con l'individuo in quanto tale. E onestamente, che cosa rispondere? Appunto, bisognerebbe prima di pensare ai diritti delle comunità, bisognerebbe sempre pensare che le comunità sono fatte di persone, e probabilmente spesso, anzi sempre, i diritti delle persone dovrebbero essere considerati a prescindere dalle comunità a cui appartengono. Certo. Io ringrazio Delia Orioli, è stata chiarissima e anche sufficientemente concisa per ci ha dato informazioni davvero importanti e speriamo di essere stati utili a chi ci segue. Grazie dunque a lei, ci Sono saluti io che dall'UAVE. ringrazio lei per lo spazio, un argomento che, ripeto, in realtà è molto sentito dalle segnalazioni che riceviamo, ma non riceve lo spazio che merita. Quindi sono io che ringrazio lei. Grazie ancora, io ringrazio anche voi tutti che ci avete seguito in questa edizione, il contatto tornerà molto presto, per oggi è tutto, non vi saluto col suono delle campane, ma con il solito ticchettio della macchina da scrivere che tanto ci ricorda il giornalismo vecchio, vecchio retro. Ciao ciao.